SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao. Ah, aspettavo il saluto. Oggi. Siamo in campagna, insomma, siamo in mezzo regionale 71, la più trafficata della provincia. In un punto dove purtroppo sono verificati una marea di incidenti, questa semicurva ci sono stati diversi morti. Guarda come sfrecciano, questo rettilineo. Mi sfrecciano, magari la fanno lunga. E dietro la curva arriva qualche altra macchina, sono scotti frontali porosi. Ti ha rubato la macchina. Sì. E qui, discarica, in questo angolo c'è una discarica, siamo vicini all'uscita di Marcena e qui guarda un po' che hanno buttato di tutto, bottiglie, esatto. Plastiche di vario tipo, rifiuti vari. È una discarica a cielo aperto, dai, su. Che poi, essendo anche una strada pericolosa, cioè vuol dire che proprio uno l'ha buttati dalla macchina o si è fermato apposta, dici? Ma sono volati. Sicuramente sono volati, poi sono abbarcati tutti qui. Perché ho visto, andando qui lungo i bordi della strada, è pieno di spazzatura, di immondizia. Magari qui il vento poi l'ha concentrati tutti qui, vedi? È veramente... Ora sai benissimo la situazione della provincia qual è. E quindi di conseguenza nessuno pulisce. Tra l'altro sai che la provincia ha dovuto vendere dei palazzi in disuso per fare la manutenzione delle scuole e delle strade. Però io dico, vedi qui, qui è stata tagliata anche l'erba. Sì. E questa è erba tagliata che si è barcata qui. E allora quando tagliano l'erba non la puliscono, la lasciano. Perché vedi che cumuli di erba. Questa sono cumuli di erba che sono andati sopra. Hanno un po' coperto i rifiuti, meno male, però sono comuni di erba tagliata, perché vedi sul bordo è stata tagliata l'erba e poi sono rimasti qui e sono stati trasportati qui in un nubifragio. In questa caditoia ce ne va poca d'acqua, poca ce ne va molto poca di acqua, quindi qui si inizia poi che vengono allagamenti, cioè, se viene qui un grosso temporale. Ora è anche abbastanza profonda rispetto al sede stradale, però è veramente pericolosa qui, perché l'acqua qui non ci va, è ostruita completamente. E non so io, la provincia, se provvede alla pulitura dei fossetti laterali, perché qui effettivamente ce la porta via un camion di roba. Sì. Un camion di roba, poi tu guardi anche al di là della sede stradale, sono stati trasportati anche di là i rifiuti. Qui addirittura c'è stato anche l'incendio. Sì, lì è tutta bruciata, un'area lì, la vegetazione. Sì, un incendio a Giovi tempo fa è arrivato fino qua su. E vabbè, qui è anche difficile fare appelli, come perché la provincia, insomma, c'è, ma è come se non ci... Esatto. Cioè, c'è, però... Esatto, però che facciamo? Lasciamo questa situazione? No, è l'occhio di chi lo deve pulire. I volontari, come al solito. La provincia è davvero di volontari, come ha fatto sulla Chiana, e che si deve fare? Anche perché poi... succederà che se nessuno fa niente poi si ammasserà sempre di più, con il rischio anche che arrivino in mezzo alla strada. Bravo. Che già è pericolosa di esatto, su. Esatto. Qui, vedete qui vanno, sfrecciano. Sì. Meno male che c'è scritto controllo elettronico della velocità. Ma non funziona, mai funziona. Mai funziona. Mai funzionato. Tra l'altro sai che c'è delle proposte di modifica al codice della strada. C'è anche la soppressione, che tu sarai sicuramente d'accordo perché tu sei un esattore, ti piace che la gente paghi le multe, la soppressione dei cartelli che avvisano prima l'automobilista. Giusto. Non avevo dubbi. Giusto. Giusto, perché è inutile mettere le macchinette, mettere i controlli, se poi si avvisa... Oh, guarda che se tu vai a rubare, più avanti c'è i carabinieri che ti aspettano. Allora è inutile, no? Sì, avresti tendenzialmente ragione, se non per il fatto che spesso questi sono trappole per gli automobilisti, perché sono delle strade con dei limiti assurdi, è vero, si piazzano dietro i cespugli. Questa, ad esempio, non è dietro un cespuglio, no. È ben visibile. E qui è ben visibile. Come è ben visibile quest'altro andando verso Arezzo, c'è un altro qui dietro la curva. Sono tutti ben visibili, quindi questa non è una trappola. No, però in altre zone. Ma è uno soltanto che tu trovi gli automobilisti che vanno a 130-140, vedono la macchinetta, all'improvviso frenano. Infatti, questo è il motivo. È pericoloso. È veramente pericoloso. È questo il motivo. E quindi insomma, se dovesse passare insieme all'altra sull'uso del telefono, che secondo me
È esagerato, perché sospendere la patente alla prima infrazione è un po' pesante per sei ma mesi. Ma questo è dovuto al fatto del rapporto che sono chi usa, fammi finire, incidenti stradale, diciamo perché che non l'abbiamo detto, abbiamo detto la sospensione della patente per sei mesi alla prima infrazione per l'uso del telefono. Lo so, ma questo è dovuto a un fatto anche recenti, indagini che sono state fatte a livello ministeriale sull'incidentalità che c'è. Mi chiedo però come fanno a sapere quando succede un incidente che dipendeva che uno usava il telefono, cioè come fanno a ricostruirla a posteriori? Fanno l'analisi, l'autopsia del telefono, come fanno? Quindi mi sembrano dati. Vedono a che ora telefonava, questo sicuramente. Lo vedono a che ora telefonava. Comunque, sei mesi di quanto è di sospensione alla prima infrazione è tanto. Facciamo una bella multa sulla cosa. Perché viviamo in una società. Ma l'hai mai visto di qualche volta quando qualcuno o manda i messaggi al cellulare? Sì. Cosa fa? Come zigzaga, come si porta la banchina di destra, poi all'improvviso si riporta nel centro. Sì. È pericoloso. È pericoloso. Non va fatto. Lo faccio anch'io qualche volta. Tutti lo facciamo. Esatto. Anche perché viviamo da una parte la società ti obbliga a essere sempre reperibile, connesso, eccetera. Dall'altra dice però ti tolgo la patente per sei mesi. C'ho il viva voce, sì, ma per rispondere, ma quando chiami. Ma spesso poi non si sente niente in questi mari. No, loro non ti sentono. Ah, è vero. Se ce l'hai buono sentono. Se compi una caccavella. Una cosa? Caccavella. E questa è la parola della settimana. Caccavella. Sì. Basta, è finito il tempo. Ma il problema è se chiami. Sì. Se chiami comunque sia usi il telefono e mandi. Qualcosa più giusto. Vabbè. Dalla strada, dalla regione 71, sperando che puliscano questa discarica, ci rivediamo domani. Ciao!